le forze politiche nelle sedi istituzionali proprie, cioè la commissione consigliare competente, hanno per lungo tempo lavorato per poter arrivare ad un testo largamente condiviso, cioè che potesse raccogliere più dei 27 voti necessari per poter approvare la nuova legge elettorale. Si era arrivati in commissione a questo esatto risultato, nel senso che si era approvato in commissione un testo con 33 voti. E quindi, diciamo, per queste ragioni tutte politiche, il testo era approvato in aula. C'è stata una, come dire, necessità di ulteriore riflessione avanzata da parte di una delle forze politiche che aveva sottoscritto il testo, e per queste ragioni oggi quella commissione politica è mutata. Credo di non aver detto nulla di, come dire, inesatto sotto il profilo del percorso. C'è la necessità quindi di un'ulteriore riflessione del pensamento. Ovviamente noi confidiamo che sia ancora possibile riprendere quel filo, diciamo, di tessuto unitario, e per questa ragione possiamo convenire su una sospensiva per poter tornare a trattare l'argomento in aula quando le forze politiche avranno compiuto l'ulteriore riflessione. Potrei anche fermarmi qui obiettivamente, perché queste sono le ragioni che ci inducono a esprimere un voto favorevole, con un impegno preciso a ritrattare la questione in aula entro la fine del mese di giugno. Ovviamente il tempo da qui alla fine del mese di ottobre deve consentire alle forze politiche tutte di verificare se ci sono le condizioni per poter arrivare a un'approvazione a larga maggioranza. E questo sarà quello che siamo tutti tenuti a fare. Ricordo a tutti quanti che, diciamo, ci siamo mossi con un obiettivo comune, che credo fosse di tutta l'Assemblea. E sotto questo profilo penso sia stato, come dire, un'occasione perduta quello di ieri. Tutta l'Assemblea si è espressa per la posizione del listino, per un premio di governabilità che consentisse di non fare un ciucci dopo le elezioni e governi di larghe intese, per avere una rappresentanza di tutti i territori. E siamo andati in questa esatta direzione, Si tratta di capire da qui ad ottobre se questi presupposti risolvono e se ad essi se ne possono aggiungere delle altre, degli altri, perché ovviamente ciascuno di noi ha lasciato per casa dei pezzi. Noi abbiamo lasciato a casa per esempio il tema della preferenza di genere, quando abbiamo convenuto di arrivare verso un accordo. Ovviamente la ridiscussione sarà una ridiscussione, diciamo, a tutto ottobre.